Ecco qui, praticamente dopo aver farmato nella zona che vi ho indicato, il risultato è questo. Cloud addirittura livello 27, con addirittura praticamente le limit livellate a livello 3. Infatti, come potete vedere, ho le limit di tutti i personaggi già a livello 3. Mi sono passato un po' il tempo e come potete vedere, soltanto quella di Red non ha sbloccato la seconda tier di livello 3, perché comunque avremo modo di fargliela sbloccare durante il nostro gameplay, quindi non ho bisogno di rushare così tanto. Mentre invece per Barret finalmente abbiamo sbloccato Ira Funesta, che è la limit probabilmente più forte di tutto il gioco, quasi, a parte vabbè Kite'Sith con slot o comunque l'Omnislash di Cloud, ma vabbè, quelle sono diciamo cose a parte, anche perché la limit di Barret a livello 3 è probabilmente una tra le più forti dei livelli 3 in generale. E poi Cloud, che ovviamente l'avevamo già livellato ai tempi non sospetti, dove appunto abbiamo già le limit a livello 3. Una volta fatto questo level up e quindi aver avuto la possibilità di expare le limit, così come piace a me, la prossima direzione che dobbiamo prendere, ovviamente avendo reclutato Yuffie, avendo rubato il boomerang e avendo fatto tutte le cose che vi ho fatto vedere precedentemente, la nostra prossima destinazione è questa, ovvero Fort Condor. Fort Condor, all'interno di Final Fantasy VII, è una trama totalmente opzionale. Quindi voi non siete obbligati da nessuna parte all'interno del gioco a entrare a Fort Condor. Voi potreste tranquillamente giocare tutto il gioco senza mai entrare a Fort Condor, in teoria. Anche se poi in realtà, per un motivo o per un altro, ci si entra comunque. La cosa che noi faremo all'interno di questa perfect run, o comunque questa perfect experience, sarà quella appunto di fare tutti gli incontri di Fort Condor. Gli incontri di Fort Condor, se non ricordo male, sono 17 in totale in tutto il gioco, e noi avremo soltanto delle piccole finestre di tempo per poter fare ogni combattimento. Tra i quali uno, o per meglio dire uno di questi combattimenti iniziali, è importantissimo da fare per ottenere uno degli oggetti più rari del gioco, che si può ottenere, se non mi ricordo male, solo in duplice copia. Ovvero gli artigli, non mi ricordo come si chiamavano, non so come li hanno tradotti in italiano, quindi non voglio azzardare traduzioni fatte a caso, però avremo modo comunque di poterli prendere in questa parte di live, in questa parte di gioco. La prima cosa da fare a Fort Condor, ovviamente, è parlare con questo energumeno che ci blocca la strada. Sono anni ormai che la Shira ci fa la guerra per il dominio di questo posto, ma noi ci siamo stabiliti qui e intendiamo restarci. Quando avete tempo, venite ad aiutarci, per favore. Vedete? È lo stesso NPC che praticamente ci sta dando, come dire, ci sta lanciando l'esca, il bait, per praticamente farci tornare. Praticamente, no? Quindi abbiamo modo di poter tornare qui grazie anche a questa scusa. Ma non vogliamo essere irragionevoli. Se avete altro da fare, è giusto che abbia la precedenza. È giusto che abbia la precedenza, vedete? Quindi ci sta praticamente dicendo che quello che faremo qui all'interno di Fort Condor è totalmente opzionale. Quindi è una sorta di side quest che durerà per tutta la durata del gioco. In questo caso vi aiuteremo. Grandioso! Allora entrate, vi spiegheremo tutto. E da qui abbiamo ufficialmente cominciato la side quest di Fort Condor, una delle side quest più lunga probabilmente di tutto il gioco, dato che ci accompagnerà praticamente fino alla fine quasi, quindi avremo modo di parlare tantissimo della side quest di Fort Condor. Tra l'altro la storia di Fort Condor ci verrà spiegata da questo signore che incontriamo praticamente qui. Eccolo qua. Wow! Non vengono tutti i giorni delle persone qua su. Eh? Che strani i tuoi occhi. Beh, pazienza. Comunque, questo posto sta per diventare il teatro di una battaglia con la Shinra. Fareste meglio ad andarvene se non volete rimanere coinvolti. Hai detto Shinra? Che vogliono loro qui? La Shinra. A quanto pare anche voi avete problemi con loro. Ed è per questo che siete saliti quassù, no?
Allora, ascolterete quello che ho da dirvi? Continua. Avete notato niente in cima a questa montagna? Eh? C'è qualcosa quassù? Un reattore e un condor. Esatto, un reattore e un condor. Pare che la Shira non sopporti l'idea di avere un condor sopra uno dei suoi preziosi reattori. È solo un grosso pennuto, no? Perché usano la forza? Non riesco ad immaginarne il motivo. Pare ci sia una materia speciale dentro al reattore. E dato che il Condor intralcia la Shinra, ha mandato l'esercito, con lo scopo di eliminare sia il Condor che noi. Il Condor sta covando un uovo però, ed è una cosa che capita molto raramente. Per questo vogliamo proteggere entrambi dalla Shinra. Una nuova vita, eh? Ci penso io, proteggerò io il Condor dalla Shinra. Dunque, per proteggere l'uovo dovremmo difendere anche il reattore? Il fatto è che da soli non abbiamo le risorse necessarie per fronteggiare la Shinra. Per questo assoldiamo mercenari che combattano insieme a noi. Tu puoi aiutarci donandoci dei soldi o combattendo al nostro fianco. Quindi abbiamo praticamente la possibilità o di spendere soldi per evitare la rottura di palle di fare il minigioco di Fort Condor, oppure combattere noi in prima linea spendendo meno soldi ma partecipando alla battaglia. Ovviamente la nostra risposta sarà partecipare alla battaglia. Parteciperemo alla battaglia per due motivi, fondamentalmente. Il primo è perché si risparmieranno un sacco di soldi, perché comunque finanziando i mercenari andranno via cifre dai 5 ai 8.000 gail ogni battaglia. Quindi diciamo che sono delle cifre che in realtà eviterei di spendere. Mentre invece combattendo noi in prima persona avremo modo non solo di guadagnare oggetti più o meno rari, ma avremo anche la possibilità di divertirci, perché comunque il minigioco di Fort Condor è stupendo. È molto simile a quello che si è visto in Final Fantasy VII Remake, solo che qui giustamente la grafica lascia un po' a desiderare. E soprattutto non è la stessa cosa come il gioco di Fort Condor del Remake, dove due persone si scontrano con una sorta di gioco da tavolo, mentre invece qui dobbiamo effettivamente proteggere il Fort Condor da dei nemici che tenteranno la salita verso il reattore. Ma adesso lo vedremo, perché la prima battaglia potrà essere fatta istantaneamente. Beh, che ne pensi? Vuoi unirti alla nostra causa? A che stai pensando? Facciamole e basta. Cloud, decidi tu cosa dovremmo fare. Ok, lascia fare a noi, ce la caveremo. Concordo, offriamogli il nostro aiuto. Ok, e da questo momento in poi abbiamo ufficialmente cominciato la side quest di Fort Condor. La prima cosa da fare ovviamente è salire al negozio di oggetti, perché comunque qua ci sono degli oggetti interessanti che possiamo comprare. Qui ovviamente si possono comprare delle materie, ma sono tutte materie che noi comunque già possediamo. Quindi non c'è assolutamente bisogno di comprare nulla. Mentre invece il negozio oggetti è interessante come pit stop, come fermata, perché vende gli stimolanti. Gli stimolanti causano lo status furia. Lo status furia è molto importante. Noi praticamente, almeno per l'80% del gioco, se non 90% del gioco, avremo lo status furia su tutti quanti i nostri personaggi, perché ci permette di incrementare la velocità della ricarica della barra del limit. Quindi è un vantaggio che noi possediamo praticamente in formato tascabile. Infatti io qua ho intenzione di fare una bella scorta di ben 98, perché uno lo possediamo già, stimolanti. Poi prendiamo anche qualche tenda, visto che abbiamo la possibilità di prendere qualche tenda, e qualche calmante giusto per averlo nell'inventario. Per il resto ovviamente sì, vabbè, qualche coda di fenice la possiamo prendere, anche se avremo modo di non sfruttare le code di fenice, quindi possiamo uscire dal nostro, diciamo, dal nostro negozietto. Qui abbiamo la possibilità anche di salvare e riposarci gratuitamente. Quindi che cosa volete fare? Se avete intenzione di livellare, o comunque volete expare le limit, o volete expare in generale i personaggi, potete ritornare nella foresta che vi ho fatto vedere poco fa e poi riposarvi gratuitamente qui. Così non dovrete sprecare neanche le tende. Quindi veramente un ottimo punto di farming per essere comunque all'inizio del gioco, perché ancora qua siamo nelle fasi iniziali del gioco. Per accedere alla battaglia di Fort Condor invece bisogna salire da quest'altro lato. Vi ricordo che le finestre di combattimento sono molto limitate. Io vi farò vedere ogni finestra possibile
di combattimento di Fort Condor, ma poi ovviamente sarete voi a decidere se fare le battaglie oppure no. Quella che vi consiglio di fare è almeno la prima. La prima battaglia di Fort Condor fatela, perché la prima battaglia di Fort Condor vi darà subito un oggetto per Red, quindi per Nanaki, vi darà un'arma per Nanaki, che è anche abbastanza forte. Quindi parliamo col tizio. Grazie per aver deciso di aiutarci. D'accordo allora, ti spiegherò la situazione nei dettagli. Il nemico sta scalando la montagna, il loro obiettivo è il reattore Mako. Per contrastarli piazziamo trappole e assoldiamo mercenari. Questo più o meno è tutto. Purtroppo il villaggio è al verde. Vorremmo combattere, ma senza fondi non abbiamo alcuna speranza. Ci vogliono circa 400 gil per assoldare un mercenario, quindi per 20 ne servono 8000. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi, quando ovviamente giocheremo all'interno di Fort Condor, in base ai mercenari che vogliamo assoldare, potremo spendere queste cifre. Quindi dai 400 agli 8000. Ok? Quindi giusto per dire. I soldi ovviamente non sono un problema per noi, dato che abbiamo farmato in precedenza e abbiamo la possibilità di sganciare ed elargire grosse mance per i mercenari. Ma non sarà neanche quello il problema, perché quando noi utilizzeremo i mercenari all'interno di Fort Condor, se i nostri mercenari resteranno in vita, ci verranno rimborsati. Quindi sono dei soldi che noi utilizziamo al momento, ma che ci vengono rimborsati subito dopo. Quindi praticamente non perdiamo nulla se facciamo le scelte corrette, ovviamente. Per farla breve, ci servono i tuoi soldi per assoldare mercenari, comprare e piazzare le trappole e per dare gli ordini. Se non hai tempo, potresti aiutarci finanziandoci direttamente. Più denaro abbiamo, meglio possiamo equipaggiarci per fronteggiare la Shinra. Questo è il discorso che vi ho fatto poco fa. Se per esempio a voi pesa il culo, come vi stavo dicendo prima, fare ovviamente i combattimenti all'interno di Fort Condor, potete tranquillamente dare i soldi in cash, se ovviamente avete grosse quantità di denaro e soprattutto se state affrontando questa quest, chiamiamola così, a fine gioco, quindi in endgame, teoricamente dovreste avere una grossa quantità di denaro. Quindi potete tranquillamente spendere soldi ed evitare i combattimenti, perché appunto i militari, in questo caso i mercenari, non avranno bisogno di voi. Sappiamo che ti stiamo chiedendo molto. Abbiamo mandato i nostri cari in un altro villaggio e siamo qui perché vogliamo resistere. Ma torniamo a parlare di lavoro. Se il nemico raggiunge questo rifugio, dovrei affrontarli di persona in combattimento. Quindi che cosa vuol dire? Che questo gioco, per meglio dire questa quest, mettiamola così, questa side quest, si divide in due fasi. La prima che è il gioco di Fort Condor, il minigioco di Fort Condor. Però, nell'eventualità non si riuscisse a combattere tutti i mostri e quindi qualcuno in un modo o nell'altro riesce a raggiungere il forte, noi abbiamo un'ultima possibilità. Abbiamo una sorta di last stand. Il last stand rappresentato dal nostro party. Quindi il mostro, o in generale il nemico che riuscirà a raggiungere la torre, sarà affrontato dal nostro party direttamente. Quindi, ovviamente, che cosa vuol dire? Vuol dire che nelle battaglie iniziali i nemici saranno molto più deboli, nelle battaglie finali, ovviamente, i nemici saranno molto più forti. Quindi, questo, diciamo, è una cosa logica. La nostra è una situazione disperata, e voi siete la nostra unica speranza. Hai delle domande? Ovviamente vi ho spiegato già tutto io, quindi non c'è bisogno assolutamente e basta così. Ehi, a quanto pare sei arrivato al momento giusto. Non sono in molti stavolta. Pensi di potertene occupare? Ovviamente questo è il classico tutorial, quindi sì. Sono pronto. Ci sono 10 nemici stavolta. Molti di loro sono bestie, quindi dovresti schierare più attaccanti. Vedete, anche in questo caso riceviamo dei suggerimenti. Perché? Ogni truppa sarà più forte nei confronti di un'altra truppa. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che è il classico gioco della difesa delle torri e quindi noi dobbiamo scegliere le unità più adatte per proteggere questa torre, quindi per proteggere Fort Condor. E qui praticamente abbiamo la possibilità di schierare le nostre unità. Come potete vedere, non possiamo partire a schierare unità dal basso, ma c'è un piccolo trucchetto che vi insegno che vi permetterà di schierare le truppe qua sotto in basso. Allora andiamo nella parte più alta e mettiamo gli attaccanti. Vedete l'attaccante, perché è debole, cioè è forte contro le bestie. In questo caso noi dobbiamo schierare gli attaccanti perché i nostri nemici saranno due bestie. Quindi mettiamo uno qua e poi magicamente nel momento in cui facciamo startare la battaglia abbassiamo
la velocità e per magia possiamo iniziare a schierare le truppe un po' più in basso rispetto a prima. Quindi possiamo schierare le truppe praticamente sempre più in basso e arrivare praticamente in bocca al nostro avversario. Vedete? In modo tale da non farlo praticamente neanche avvicinare al forte. Possiamo fare anche dallo stesso lato. Vedete? Quindi possiamo tranquillamente fare così e arrivare già praticamente faccia a faccia col nostro avversario. Non abbiamo bisogno di fare tanto altro, quindi aumentiamo la velocità della battaglia e godiamoci lo spettacolo. Incontrato un nemico, quindi qua c'è la battaglia e possiamo assistere oppure quittare. Incontrato nemico, anche qui stesso identico discorso. Noi ovviamente abbiamo le truppe più forti, quindi non è assolutamente un problema. Possiamo mandare qualcuno anche a dare una mano, ovviamente. Nemico sconfitto, ed è uno. Nemico sconfitto e sono due. E qui mandiamo praticamente ad attaccare i nostri amici. Cioè diamo una mano. Incontrato nemico. Vedete, è molto semplice il gioco. È proprio la classica... Cioè la classica... Nemico sconfitto. Perfetto. Incontrato nemico. Qui dobbiamo fare attenzione perché quelli volanti sono un po' più forti. Quindi quali abbiamo quelli che sono forti? Eccoli qua, gli arcieri. Quindi mettiamo l'arciere qua. E lo facciamo attaccare. Possiamo anche scegliere quale unità attaccare. Quindi in questo caso attacchiamo qui. Arciere. E lo mettiamo qui per attaccare. Poi questi li facciamo attaccare qua. Va bene. Mi serve qualcun altro magari. Mettiamo un altro attaccante se ce l'abbiamo. Dov'è? Eccolo qua. E lo mandiamo qui ad attaccare gli altri nemici. Ok, questo qua lo mandiamo ad attaccare qua. Ok. Questo è un altro attaccante. E lo mandiamo qua. Mettiamo un altro attaccante e lo mandiamo qua. E qua adesso praticamente aspettiamo e basta. Non abbiamo praticamente altro da fare. Nemico sconfitto. Oh! È arrivato il big guy. Credo di non avere nessuno contro il big guy. Vabbè, noi mettiamo... Allora, molti più nemici rispetto a quelli che mi ricordavo nella prima battaglia. Ma può essere che questa non è la prima battaglia? Incontrato nemico. Nemico sconfitto. Mi ricordavo l'attacco iniziale era soltanto con due bestioline. Cioè proprio facile facile. Forse è perché li ho fatti spawnare io in realtà. Perché se li eliminavo subito non spawnavano gli altri e si concludeva subito la battaglia. Credo che forse era così la cosa. È perché qua sono stato un po' troppo gentile. Ace gentile. Olè. Esatto, e ora sono stati sconfitti.
Wow, è stato fantastico, ma purtroppo la Shira tornerà prima o poi, ci puoi scommettere. Non sappiamo quando ci attaccheranno di nuovo, quindi passa di qui ogni tanto. Vedete, siamo noi che praticamente dobbiamo avere l'interesse, di ritornare a Fort Condor per affrontare delle sfide. Sono sopravvissuti 6 dei nostri, quindi ti restituisco 1200 kill. Vedete, tutti i mercenari che sopravvivono vengono rimborsati. Ah già, ho trovato una cosa interessante sul campo di battaglia. Spero possa tornarti utile. Pettine magico. Il pettine è ovviamente un'arma per il nostro Red. Vedete? È decisamente più forte, addirittura crescita doppia per quanto riguarda le materie e come attacco passiamo da 24 a 37. Quindi direi decisamente buono. Per il momento non diamo nessun accessorio, qui abbiamo materie che vanno benissimo. Per il momento, anche se poi le cambierò, perché alcune materie poi le sistemeremo con calma. Ok, possiamo andare. E questa, diciamo, era la prima battaglia di Fort Condor. Ne faremo altre due oggi, tra l'altro, perché abbiamo la possibilità di poterne fare altre due. Quindi tenetevi pronti. Perché ci saranno altre due battaglie di Fort Condor. Di cui una dovremo affrontarla praticamente faccia a faccia. Per ottenere appunto l'oggetto che vi stavo dicendo poco fa. Allora, usciamo. Ok. Una volta usciti da Fort Condor, la nostra destinazione principale, ovviamente, è Junon. Quindi che cosa facciamo? Salviamo. Possiamo salvare qui adesso. Esatto. E andiamo verso Junon. Junon si trova dalla parte più a ovest di questa seconda parte di mappa. Quindi basta andare tutto a sinistra, vedete? Lì praticamente abbiamo anche la mappa, che ce lo indica e tecnicamente andiamo a raggiungere Junon. Che nemici ci sono qua? No, vabbè, questi si possono skippare, non è un problema. Via. Non ci interessano questi mostri. Avremo modo di poter rubare ad altre creature all'interno di questa fase di gioco, quindi non è un problema. Credo di arrivare fino a prima del Gold Saucer stasera, se ci riusciamo. Se non abbiamo sfighe grosse. Teoricamente dovremmo riuscire ad arrivare a prima del Gold Saucer. Quindi faremo una bella fetta di trama. Ok, siamo arrivati a Junon. Che ha questo posto? Sembra così fatiscente. Ok, parliamo con la vecchia. Questo sì che è inusuale. Non viene quasi mai nessuno a visitare questa città, a parte gli impiegati della Shira. Qui abbiamo un negozio. Vabbè, lo so. Se vedi un'arma che ti piace, comprala. Quindi qui abbiamo il negozio di armi. Negozio di armi che ovviamente vende tutta roba inutile. A parte le granate, che possono essere carine, se ovviamente volete fare una speedrun. Tra l'altro, se riusciamo ad accumulare talmente sub per fare una maratonina, potrei tentare una speedrun di Final Fantasy VII. Ve la butto lì. La tentiamo magari una speedrun. Vediamo quanto tempo riesco a fare. Teoricamente, per fare una speedrun a qualsiasi percentuale, ovviamente, servono dalle 6 alle 7 ore. Se lo vogliamo fare tutto in un'unica botta. Servono 6-7 ore. Quindi se faccio una maratona di 6-7 ore, teoricamente si potrebbe fare, ma vediamo in futuro. Vediamo in futuro cosa si riesce a fare. Io ve la butto lì. Se riusciremo ad arrivare alle sub, che ovviamente metterò come target, si potrebbe tentare una bella speedrun Final Fantasy VII. Da quando la Shira ha costruito quella città sopra durante la guerra, cof cof. Non siamo più riusciti neanche, non siamo riusciti a pescare niente, neanche un misero pesce. È tutto inquinato, sì. Ok, il nostro obiettivo in questa fase del gioco è andare qui. Ehi, signor Delfino!
Io mi chiamo Priscilla. Tra l'altro, fatta malissimo la divisione in sillabe, però ok. Dai, ora dillo tu. Chi siete voi? Siete della Shinra, non è vero? No, è il contrario. Noi combattiamo contro la Shinra. È la verità. Non vi credo, andatevene. Grandioso. Un mostro. Esatto. Priscilla. Boss fight. Guarda che l'hanno fatto bello il boss. Figata. Attento, signor Delfino. Ehi, resisti. Arriviamo. Ok, un boss che praticamente farà la fine del, praticamente dei boss della Shiryu di Opera Omnia. Quasi. Anzi, probabilmente sì. Vai, pioggia di meteore. Easy. Ira funesta. Easy. Morto. Ok, è morto. Ok. Vabbè. Polsiera potente, che non è male come accessorio. Aumenta la potenza fisica di 10. Si mette male. Non sarà mica morta, vero? Priscilla. Niente da fare. Non respira. Ah, ma certo. Ragazzo, falle la respirazione bocca a bocca. Bocca a bocca. Contiamo su di te, Cloud. Ma lei è una bambina e io... Beh, io non posso davvero. Cosa? Non sai come si fa? Vieni qui, te lo spiego io. E va bene. Devi solo fare un bel respiro, trattenere l'aria il più possibile e poi soffiarla dentro di lei. Sbrigati però. Allora, questo diciamo è un piccolo minigioco abbastanza particolare, perché per riuscire a totalizzare il punteggio necessario bisogna fare 41 punti. Come si fa a calcolare 41 punti? Bene, il polmone pieno vale 10 punti, mentre invece il polmone svuotato, comunque quindi il polmone scarico, vale meno punti. Quindi in teoria per risvegliare Priscilla dovremmo fare 4 polmoni carichi e una barra piccolina per riuscire a svegliarla. Ora tecnicamente il tasto cambia, dovrebbe essere quadrato. Esatto. Quindi carichiamo tutti i polmoni. Via. Ok. Poi, di nuovo. Quindi polmoni carichi, che valgono 10 punti. E siamo a 2. Siamo a 3. E sono 4. E adesso praticamente basta così per teoricamente per svegliarla. Esatto. Vedete? Easy. Easy. Poi uno dice perfect. Easy. Ok, si è svegliata. Priscilla, stai bene? Ok, e l'ha portata praticamente a casa, quindi nessun problema. Ok, una volta che Priscilla è andata a casa, possiamo parlare con questa signora. Ah, prego, entrate pure. Perfetto, parliamo con la signora. Ho saputo cos'è successo, avete fatto molto per Priscilla.
Dovete essere stanchi, immagino. Se avete bisogno di riposare, accomodatevi pure. Vedete, abbiamo praticamente tre letti dove appunto possiamo riposare. Fate come se foste a casa vostra. Va bene. Ho proprio bisogno di rilassarmi un po'. Riposiamo. Ora che ci penso, ancora tu. Ma chi sei? Lo scoprirei presto. Piuttosto, 5 anni fa. 5 anni fa? Nibelheim? Quella volta, quando andasti sul monte Nibel, Tifa era la guida, giusto? Sì, ne fui molto sorpreso. Ma, a parte quella volta, Tifa dov'era? Non lo so. Era una grande occasione per voi due di rivedervi dopo tanto tempo. Sì, è vero. Ma allora, perché non siete riusciti a incontrarvi da soli? Non lo so, non riesco a ricordare. Beh, allora perché non provi a chiederlo a Tifa? Ok. Allora svegliati. Ehi, svegliati, svegliati, Cloud. Tifa. Quando io e Sephiroth venimmo a Nibelheim, tu dov'eri? Ci siamo visti, non te lo ricordi? No, volevo dire, prima che ci vedessimo. Beh, sono passati 5 anni in fondo, non me lo ricordo. Ma non pensarci piuttosto, sta succedendo qualcosa qui fuori, andiamo a vedere.